presentiamo questo connubio tra alcuni designer che sono qui, che presentano le loro collezioni, la loro ricerca personale, ma soprattutto di gruppo. E questo è un altro paradigma mitico che sta acquisendo importanza, no? Il concept del mio brand è di pensare al futuro, nello stesso momento di farlo con gioia, con allegria, quindi anche l'uso dei colori o delle forme comunque portano questo, è pensare al futuro e farlo con gioia. Sono Beth Taylor e qui voglio presentare il mio brand di lusso sostenibile. I tessuti sono 80% made in Italy dai fornitori di alto livello, la produzione finale 100% made in Italy. Siamo qui per presentare Macroteria, che è il materiale innovativo che abbiamo sviluppato. È un'alternativa sostenibile e biodegradabile alla pelle di origine animale, ma anche a quella di origine sintetica. La mia collezione di abiti modulari intercambiabili. Non creo collezioni di abiti standard, ma appunto collezioni che sono composte da moduli uniti da zip nascoste che possono creare un guardaroba senza fine. Mi chiamo Ora, adesso sono qua, alla Fiera White, grazie alla Fondazione Michelangelo Pistoletto, e presento la mia luce a voi, attraverso la danza, la musica, gli abiti e i ritratti, la mia esistenza. Punterei su due parole, fare miti e fare riti. L'arte come produttrice di mito e di rito. Produttrice di mito cosa vuol dire? I miti sono fondativi dei nostri archetipi di pensiero. Per esempio, ve ne dico uno, il progresso. Ed è stato costruito da pensatori, da organizzatori, da imprenditori, da creatori e anche dagli artisti. Costruire miti sembra rimanere fuori dalla realtà, ma in realtà, scusate il bisticcio, costruisce realtà.